che sono che quasi sfiorano l'arte per le tecniche che venivano utilizzate, seppur con degli strumenti semplicissimi nella loro tradizione. Io vorrei innanzitutto ringraziare qui presenti il signor Sabatino, soprattutto il signor Timoteo e l'assistente Riccardo, che hanno lavorato tantissimo per preparare questa giornata al meglio e dare una dimostrazione di cose che speriamo possano piacere a tutti quanti, che magari per spiegare tutte quelle che sono le cose che faremo oggi e che vi presenteremo, perché probabilmente è la cosa più utile. La sua memoria sarà il valore che noi cercheremo di dare a tutta la platea qui presente. Fattore di callare. Le callare sono le pentole che vengono utilizzate nei focolari domestici. È una cosa su tre piedi e utilizzata per cuocere le cose più voluminose all'interno del focolare. Diversa era quella che vediamo qui, la cosiddetta in dialetto, la cosiddetta puttrella, che invece aveva il manico e veniva appesa al trispolo all'interno del focolare. Quello che noi vi presentiamo è l'arte di riuscire a riparare queste pentole, che una volta danneggiate, magari bucate per il passare del tempo, in un'economia che era un'economia contadina molto povera, non potevano essere portate. Sarebbe stato veramente uno spreco incredibile. Per cui esisteva questa figura del conciacallare che, girando di casa in casa, come l'arrotino attuale, aiutava le persone a riparare le loro pentole, quindi le callare e le puttrelle. In questo il conscio callare si è nel tempo specializzato anche per aggiustare i piatti, le brocche, i vasi. Questo perché, tanto quanto le pentole, erano dei valori preziosissimi, la porcellana era qualcosa di molto pregiato, e come le pentole non poteva essere buttata via o alleggerita. In questo momento il signor Timoteo ci sta facendo vedere come, partendo da un buco che troviamo al di sotto della callara, con un piccolo inserto di rame è possibile aggiustarlo per evitare che la callara gocci e quindi il contenuto vada a spegnere il fuoco sottostante. Adesso possiamo magari vedere i dettagli e farci spiegare da lui quali sono i passaggi di questo momento per aggiustare la pentola. Questo è il corpo. Dunque, il conge callare si chiama conge callare. Perché conge callare? Perché vengono ancora le caldaie, che poi il dialetto sarebbe la puttrella. Si chiamava conge callare perché le persone che facevano, tipo oggi, che vengono, passano a rotino, no, una volta venivano questi tecnici, chiamavano i tecnici, che sapevano fare solo questo lavoro. Allora partivano dagli altri paesi, dicevano, da lontano, specialmente quando passavano a mezzo per le campagne eccetera, conge callare, da lontano, così la gente, i contadini specialmente, che facevano, si preparavano, c'erano i caldaie, di qualche cosa, eccetera, cioè, non lavoro. Poi magari da famiglia a famiglia chi portava una caldaia, ma giustamente una padella, si può prendere, che dia la caldarella più veramente vicina, ecco. Questa sarebbe la padella, pronta, casomai, che una volta, grazie al cielo, oggi non serve più questo, ma una volta si faceva così. Anche una padella, che era così pronta, per la gente veniva rimpattuta e rimessa a cosa. Se vogliamo la possiamo pure prendere un po' di adesso, va bene. E che volevo dire? Questo... Dire, ci stanno quell'altro callare lì sotto, vedi quella callare sotto, vedi un po' quella di alluminio lì, no, la callare lì. Come spiegava un artigiano di parlare? Veramente, questa sarebbe la vera callara, la cottrella sarebbe questa, questo sarebbe il callare, sarebbe veramente il conto callare, però si chiamava terra, cottrella o callara. E la stessa cosa. Vogliamo far vedere anche come si riparavano i piatti. Come? Vogliamo far vedere come si riparavano i piatti. Adesso andiamo con i piatti, certo. Adesso c'è il fattore piatti. Il fattore piatti è una cosa... In particolare possiamo iniziare dicendo che esistono tre tecniche per riparare i piatti e le porcellane. Ci vuole spiegare...
in dettaglio quali sono queste tecniche, magari far vedere qualcosa. Questo è il piatto rotto, 2-3 pezzi, non vuol dire quelli che erano peggio. Esistevano tre tipi di lavorazione. Che cosa vuol dire? C'è il lavoro più rotto, cioè il lavoro che diceva che si arrangiavano, abbiamo potuto mettere gamba. Sarebbe questo. Questo sarebbe il lavoro più rosso, che la quale poi si metteva qui, ruggine, mischiata in mezzo alla le taglie, andava per lo stesso. È stato scoperto un altro tipo, cioè quello più tecnico, più grosso, era questo qui. Che cosa avviene? Qui c'è il punto di saldatura. Mentre qui quasi non si vede, però si vede un punto che sarebbe praticamente anche questo qui, un filetto di questo viene messo qui e distorcinato all'interno. Adesso noi andiamo al lavoro super tecnico, veramente quello di mestiere. Che cosa avviene? Se potete vedere tutti quanti, osservare che qui dentro non si vede nessun punto, niente. Non si vede niente, non vedete niente, no? Mentre qui fuori ci sono. E questa è la lavorazione un po' più artistica, diciamo così. Che cosa ci fa vedere? Avviene questo. Che cosa si può fare con il piatto rotto? Adesso questo, che non si vede assolutamente niente qui, si intorcina così. E il punto fa, si taglia naturalmente, e lavora il fatto, però dentro non si vede niente, perciò la ruggine è finita, non mangiava più la minestra con la ruggine, perché questo è un buono. Poi c'è questo piatto che sto facendo adesso, che non si vede niente. Allora che avviene? Uno qui, mi spiego? Ebbene. Questo è il lavoro del tempo, stiamo parlando del lavoro che si faceva 100 anni fa, l'oliva c'è oggi, c'è ieri, c'è stato l'altro ieri. La stessa sorte, indiano e brigante, la stessa sorte. Cacciato dalla terra e condannato a morte. Cacciato dalla terra e condannato a morte. Indiano e brigante, cornuto e mazziate. Indiano e brigante, accise e scannate. Indiano e brigante, scacciata dalla terra. Ma chi ci resta, combatte una guerra. La terra nostra, terra da conquistare, da chi la conquista, ricchezza in quantità, e nel mondo sta traccia, sta gente senza Dio, ma cancella la tutto. Hey!
morte, fa la pacchia mentre sta terremore. Noi stiamo alla macchia e mi chiamo briganda senza aver fatto niente, e porto una scopetta sulle bombe di fene. Indiane brigante, accise e massacrate, caduta poi una guerra senza essere dichiarata. Un generale avanza con un esercito spietato, e in ogni paese fa terra bruciata.